per continuare la rincorsa verso la vetta della classifica e tenere il passo della capolista Brescia. L'Olimpia Milano sfida un'Aquila Trento a caccia della terza vittoria consecutiva per avvicinare l'obiettivo playoff, nonostante i grossi problemi di infortuni. Piliga per Baldwin, blocco, cambio difensivo da parte di Milano con Melli che prende Baldwin, lo sfida al 44 di Trento che gli tira sopra e manda a bersaglio la tripla. Ancora la butta via la Dolomiti, va Tonuta ancora in campo aperto per la seconda volta, Niang recupera e lo stoppa, clamorosa stoppata in chest down di Saliu Niang. Schintz contro Baldwin, Melli finta l'end-off, la mette per terra, palleggio arresto e tiro sopra Paul Biliga, Nicolo Melli a bersaglio. Muni attacca Napier uno contro uno, arriva a centro area, scarica per Alviti che si alza per la tripla. Muni attacca l'area, arriva a rimorchio, Alviti che schiaccia, il taglio di Davide Alviti, fanno 5 punti per l'ex Milano. Mirotic che si alza per la tripla, questa la sbaglia ma Chains ancora rimbalzo, secondo rimbalzo, un attacco consecutivo, segna e subisce anche il contatto falloso. Heinz ruota su Baldwin, ancora un pick and roll, questa volta Kupla butta fuori, tripla di Hub creata dal passaggio di tocco di Davide Alviti. Alviti rallentato da Ricci, Biliga al ferro a chiodare di mano sinistra con grande determinazione. Si spazia Bortolani, Melli lo mette in ritmo, Bortolani si prende la tripla e la segna. Forrai che attacca il recupero di Bortolani, poi ribalta il lato per armare la mano di Davide Alviti. Mettere con Alviti, lo sfida con il crossover, va al ferro, segna e c'è anche il contatto falloso. Grande palla di Biliga, Derek Cook inchioda una mano. Sicuramente dobbiamo continuare a prenderci i nostri tiri, essere duri in difesa, prendere rimbalzi, correre anche se le percentuali si dovessero abbassare. Baldwin al ferro, alza la parabola. Hall può accelerare, fa il ferro, tempo null, segna c'è anche il fallo di Saliu Niang, perdevo null, questa è una giocata molto importante. Napier, serve Heinz, poi Hall la mette per terra, palleggio arresto e tripla di tempo null. E adesso l'Olimpia lì con il ferro sul collo della Dolomiti Energia. Arriva a rimorchio Baldwin che evita Napier, va al ferro, scarica, Forrai, tripla ben costruita e segnata da Toto Forrai. Oka Schintz gira all'angolo, va fino in fondo a segnare appoggiando al tabellone. Adesso Trento cambia subito sui primi blocchi che coinvolgono Napier. Melli ancora ci riprova da 3 punti e questa la mette. Lo anticipa, adesso è 3 contro 2 per Milano, vuole come 3 fallo up, lo fa ma sull'azione di tiro di Schintz e allora c'è il canestro e anche il libero supplementare. Ancora quello lì d'accoppiamento, Mirotic al Viti, finta penetrazione sul fondo, Ain servito da Mirotic, palleggio arresto e tiro di Kamar Baldwin in faccia Nicola Mirotic. Muni si accoppia con Napier, incrocio fra Baldwin e Niang, penetrazione da parte di Baldwin, palleggio arresto e tiro! Kamar Baldwin, inarrestabile! Mirotic contro Niang, finta, Niang tiene, Mirotic tira in fade away! Nicola Mirotic! Che si butta dentro, tira sopra Melli, sbaglia ma c'è Biliga che schiaccia! Hall 4 su 4 liberi in questo finale, più 7 Milano. Rimessa per Devon Hall, Mirotic va da Shabazz Napier che serve Melli, finisce così, Milano batte Trento 91-86. I
bilanci si fanno alla fine, quindi adesso non è il momento di rimpianti o pensare a quello che sarebbe potuto essere. Abbiamo ancora 4 partite, se non sbaglio, bisogna vincerle tutte per aumentare le possibilità di prendere questo fattore campo. Comunque, qualsiasi cosa sarà, bisogna prepararsi per questi playoff bene, perché, come ho detto, vogliamo vincere il terzo scudetto di fila.